come tutte le storie che finiscono ne nascono di nuove, e o leggendo il libro di Matt Ridley ho capito che per far evolvere il mio sogno ho bisogno di un team di professionisti, e quindi oggi vi annuncio chi sono questi professionisti, partendo da Davide, ragazzo di 19 anni che corre davvero molto velocemente, ma soprattutto ha una passione per le corse in pista e ha una capacità comunicativa davvero molto buona. Sono Davide Pastore, 19 anni e farò parte del team di Massi per la sezione recensioni scarpe pista e strada. Il 2024 sicuramente sarà ricchissimo di emozioni. L'obiettivo fondamentale è fare i tempi minimi per accedere ai campionati italiani su pista, che quest'anno sono a Rieti, intorno a metà luglio. Scarpa fondamentale secondo me è la Dragonfly, speriamo che ne esca magari qualche modello da pista quest'anno, modello nuovo, comunque rinnovato. L'obiettivo sicuramente è andare sotto i 15 minuti nei 5.000 e magari sotto i 4 nei 1.500, e speriamo di riuscirci con il duro lavoro e tanta passione. Ci sarà poi Leonardo, che ha una storia davvero particolare perché è un velocista, corre i 100 metri in un tempo che ci dirà lui, e nel 2024 ha un'ambizione davvero incredibile. I miei obiettivi per il 2024 sono quelli di fare i minimi assoluti per i 100 e per i 200 metri per i prossimi campionati italiani assoluti. Stiamo lavorando molto duramente io insieme al mio allenatore e il mio compagno di allenamento per raggiungerli, quindi oltre che fare i minimi anche quello di abbattere gli attuali record personali, che sono 10.84 nei 100 e 22.13 nei 200. Ci sono ottimi margini e ce la mettiamo tutta. Poi a livello di trail ho inserito due persone davvero fantastiche. In primo luogo Federico, che ha una capacità di essere un atleta eccezionale perché fa l'Ironman, corre le maratone, ma si focalizzerà nel 2024 nel trail. Aveva già corso diverse gare, sentiamo però quale sarà il suo obiettivo 2024. Una corsa può cambiarti la giornata, tante persone a cambiarti la vita. Ho cominciato a correre quasi per gioco 5 anni fa grazie a mio papà. Io, abitando in collina, una volta tornato ho continuato a correre e non ho più smesso. E ho sempre cercato di allungare le distanze sia in allenamento che in gara, perché comunque prediligo le distanze lunghe e amo correre di notte. Ho corso dalle 20 km fino alle 140 km. Per il 2024 ho deciso di alzare ancora di più la mia asticella e proverò a correre le mie prime 100 miglia il 18 luglio ai piedi del Mondo Viso, però non vedo l'ora di essere sulla griglia di partenza e di partire per questo viaggio indimenticabile che viverò al massimo. Ad accompagnare Federico ci sarà Francesco, che con un pizzico di ironia ci racconterà tutte le scarpe trail. Sentiamo comunque quali sono i suoi obiettivi 2024. Cosa mi aspetto da questo 2024? Sicuramente fare ancora tanta sana fatica, soprattutto in salita. Io abito a Bergamo, ho la fortuna di avere le aerobie qua a pochi passi, per cui da divertirsi ce n'è. A livello di gare devo ancora risolvere qualche acciacco che mi porto dietro dal 2023, ma conto di risolverlo al più presto, per cui aprile-marzo sicuramente ci vedremo sui campi di gara. E infine ho un obiettivo personale, non vi posso rivelare nulla, ma inizia con la E e finisce con V-Resting, per cui anche quello mi porterà via tanto tempo e tanto impegno. E ricordate, più cuore che gambe. A livello femminile sarò supportato da Francesca, giornalista professionista, che ha appena cambiato società di atletica. Sentiamo cosa ci racconta. Spero che faccia davvero tantissime recensioni nel 2024. I miei obiettivi del 2024 sono vivere più serena, vivere con più stabilità, migliorare i miei personali nella corsa e soprattutto riuscire a continuare a migliorare senza farmi del male, che è un mio problema molto frequente, esagerando spesso. Possibilmente vorrei finalmente correre questa una benedetta maratona senza infortuni, magari sotto le 3 ore, che non dovrebbe essere un grosso problema, ma bisogna arrivarci sani soprattutto. E terzo e ultimo obiettivo, fare qualche recensione in più con i Massi, che appunto richiede questa mia presenza che cercherò di dare molto volentieri, se no mi spacca la testa. Oltre a Francesca ci sarà Cristina, che seguirà tutti i video di fisioterapia, ma anche Elisa, ASICS Frontrunner, che ha un curriculum spaziale e mi aiuterà a fare tutte le recensioni di tutte le scarpe ASICS. Sentiamo però cosa ci racconta, ha davvero degli obiettivi ambiziosi. Questo 2024 inizia con i cross regionali di qualificazione nazionale di campestre a Camerino con la mia squadra. In primavera la preparazione continua con il mezzo Ironman in Svizzera a giugno.
In estate torno a indossare le mie scarpe da trail per preparare una gara in montagna in autunno. Devo ancora decidere quale. Il 2024, sportivamente parlando, si presenta un anno impegnativo ed eclettico. Prima di concludere con la ciliegina sulla torta, chiaramente Cosimo sarà l'atleta che mi aiuterà in tutte le gare e farà tutti i video di queste gare. Sentiamo quali sono i suoi obiettivi del 2024. Occio, occio, guardami, guardami. Quest'anno prevedo 2024 tantissimi chilometri. Per chi non mi conosce, mi chiamo Cosimo, Cosimo Run su Instagram e collaboro con Massi da meno 2 anni. Quest'anno ci divertiremo tantissimo. Obiettivo: tornare a fare le ultramaratone. Quindi preparatevi che ci saranno tantissime maratone, oltre quindi 6 ore, 50 km e soprattutto 100 km. Detto questo, viene la domanda alla Marzullo: Massi mi supporterà o mi sopporterà? Lo sapremo insieme. E infine sono davvero orgoglioso e vi annuncio che ci sarà pure David Colgan, veramente atleta superlativo del triathlon, ma che fa tutte le specialità. Ecco, comunque i suoi obiettivi sono davvero pazzeschi. Allora, il 2024, sportivamente parlando, sarà per me l'anno della mia terza partecipazione al campionato del mondo di Ironman, che è Luakona, Hawaii, ad ottobre. Ma non per questo tralascerò comunque la parte podistica. Negli ultimi anni ho sempre cercato di suddividere la stagione in due fasi, quindi una fino a maggio con una trazione un po' più podistica, comunque pur mantenendo l'allenamento delle tre discipline, dove parteciperò come marzo alla Maratona di Bologna e poi ad un percorso che mi porterà alla 100 km del Passatore a fine maggio. Ebbene sì, cioè da un paio d'anni che cerco di farla, ma per un evento o un altro, quest'anno addirittura la terribile alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna a maggio, una settimana prima della gara. Invece la seconda fase sarà più a trazione triathlon, e quindi tutte le gare che mi vedranno partecipare saranno di avvicinamento ai campionati del mondo. Quindi farò sicuramente un Ironman a luglio e un campionato del mondo di duathlon a Zofingen in Svizzera e poi il campionato del mondo ad Luakona, Hawaii. Quindi diciamo un 2024 piuttosto pieno, ecco. Con questo team sono convinto che cresceremo sul canale in maniera importante. Voi nel frattempo stay strong, keep running, non tiro il libro perché vi consiglio comunque di leggerlo. Ci vediamo alla prossima, scrivetemi qua sotto quali video vorreste vedere nei prossimi giorni, saranno davvero copiosi. Ciao, alla prossima!